Buongiorno a tutti, oggi venerdì 1 dicembre abbiamo visitato alcuni mercati del secondo municipio. Siamo stati poco fa al mercato Nomentano di Piazza Alessandria, un bellissimo mercato che è stato poi valorizzato dagli operatori locali con un'area ludico-sociale ricreativa dove si potranno consumare prodotti, leggere un libro, insomma in piena linea con il nostro programma e con la delibera 30 del 2017. Poco fa abbiamo incontrato il presidente di questa AGS del mercato Savoia e ci ha raccontato un pochino le problematiche che vivono tutti i giorni. Ci sono dei lavori che sono stati realizzati che bisogna verificare con il Dipartimento e con il Municipio, c'è un iter un pochino laborioso che si è bloccato e che bisogna agevolare. Siamo qui con i commissari della Commissione Commercio, Monica Montella, con Marco Terranova che è anche il Presidente della Commissione Bilancio, con il nostro rappresentante municipale Fabio Fois. Abbiamo appreso che gli operatori hanno fatto investimenti propri circa 5 anni fa per realizzare all'interno di questa struttura dei box esteticamente gradevoli realizzati con cura. Abbiamo discusso su come questi investimenti possano eventualmente essere riconosciuti in ambito di applicazione dei bandi che ci saranno poi per la Bolkestein e legge 59 del 2010. Ho spiegato come questa normativa che abbiamo fatto noi a livello comunale, la delibera 30 del 2017, preveda già dei punteggi specifici per questi investimenti. Dovremo poi andare a collaborare con l'assessorato e con il dipartimento per capire come si traduca poi questo in circolari e in atti amministrativi che possano permettere agli operatori di attivare tutti quei benefici che sono previsti nella delibera 30, come la somministrazione e il consumo sul posto. Alcuni operatori più tradizionalisti sono preoccupati del fatto che operando per mezza giornata si possano estendere gli orari, sul fatto che le pulizie, ci sia un impatto sulle pulizie e sulla guardiania. Questo lo affronteremo appunto insieme al Dipartimento e all'Assessorato, sempre a beneficio di tutti, di coloro che vogliono operare nell'arco dell'intera giornata, a beneficio di coloro che vogliano invece operare tradizionalmente. Perché tutti devono poter esercitare l'attività commerciale nel modo che ritengono opportuno, compatibilmente proprio le esigenze dei cittadini, perché tutto ciò sono attività produttive e lavoro per alcuni e sono servizi per i nostri cittadini. Ringrazio la Commissione Capitolina che oggi è venuta qui nel secondo municipio a visitare due mercati molto importanti per il territorio, mercato Nomentano e mercato Savoia. Ora ci troviamo nel mercato Savoia e la cosa che salta all'occhio purtroppo sono i molti banchi chiusi all'interno dei mercati. Ecco, questo perché naturalmente le precedenti amministrazioni non hanno saputo comunque valorizzare tutte quelle piccole attività che poi formano comunque il tessuto commerciale molto importante per la città di Roma. Ci sono molte cose da migliorare, comunque è obiettivo di questa amministrazione con una riqualificazione di riportare le persone all'interno dei mercati rionali. Io sono molto contenta di aver fatto parte come ospite nella Commissione Commercio, sto facendo questo tour dei mercati che non conoscevo e mi fa piacere verificare poi che ci sono delle realtà che vanno appunto riqualificate e soprattutto ho notato la sensazione che ho avuto in questo tour è che molto spesso gli operatori non conoscono neanche quello che sta avvenendo nel Comune di Roma, cioè questo regolamento, e molto spesso dicono ma perché ci sta un regolamento, ma perché ci sono delle cose, delle novità, e questo mi preoccupa. Quindi secondo me dobbiamo fare anche noi una
diciamo, dare formazione, insomma, agli operatori e capire quali sono le potenzialità di questo regolamento, perché questo regolamento può aiutare soprattutto loro a migliorare l'attività che svolgono all'interno di questi mercati. E poi la cosa che volevo mettere in evidenza invece era fondamentalmente la parte economica, visto che me ne occupo, che sto in commissione del bilancio, analizzare appunto quelle che sono le entrate di questi mercati per valorizzare appunto le risorse e metterle a sistema, a valore aggiunto, quindi aiutarli, perché abbiamo notato che in alcuni mercati, soprattutto quello di prima, abbiamo visto che ci sono la parte sotterranea, una struttura veramente da riqualificare. Molto contenta, insomma, che stiamo facendo un gran lavoro proprio di riqualificazione di questi mercati.